Allora, riprendiamo il nostro convegno di studi, dopo aver visto quindi la perniciosità della nuova messa e tutti i problemi che essa pone alla coscienza dei cattolici. La seconda parte del convegno che affronteremo questa sera è l'intervento di Don Ricossa, di Uncisi in fondo, quando la messa è veramente cattolica, il problema della messa una cum tra indulto, motu proprio e rito straordinario. Cioè non basta avere un messale di San Pio V sull'altare, è perché questa messa sia conforme alla fede cattolica. Ci sono degli altri elementi da considerare, ormai diciamo le messe rito tridentino pullulano a destra manca, una cum non una cum, questa è una questione importantissima, è per farci capire l'importanza quando una messa è veramente cattolica. Quindi lascio la parola adesso a Don Ricossa per il suo intervento. Allora vi ringrazio di essere presenti malgrado la pioggia e il cattivo tempo, il buio. Don Giugni ha parlato male, tra virgolette, dei riformatori del messale e a me tocca il compito ancora più ingrato di parlare male, tra virgolette, della maggior parte di coloro invece che hanno conservato il messale tradizionale come noi. Quindi a brigante e mezzo, che è ancora peggio di lui. Di che cosa si tratta? Perché penso la maggior parte di voi, visto che ci conosce, sa di che cosa si tratta, ma non è detto che lo sappiano tutti. La questione dell'una cum, che cos'è? Non è una parola africana, ma latina, che è presa e tratta dal canone della messa, di cui abbiamo tanto parlato nella prima lezione, e questa parte più importante quindi del sacrificio della messa, il canone durante il quale avviene la consacrazione. Il canone incomincia con queste parole: Te igitur clementissime pater, ci si rivolge a Dio Padre a cui è offerto il sacrificio della messa per mezzo del suo divin figlio, e subito dopo viene detto che questo sacrificio, quae tibi offerimus, che noi ti offriamo, è offerto pro ecclesia santa cattolica, per la Chiesa, per la Santa Chiesa Cattolica. Vi preghiamo di custodire, governare, eccetera, in tutta la terra. Una cum, quindi la Chiesa, una cum, quindi assieme al nostro Papa, di cui viene fatto il nome, al nostro Vescovo, di cui viene fatto il nome, e a tutti i fedeli cattolici e apostolici cultori della fede ortodossa, ecco, quindi cioè della vera fede, questo significa. Bene, questo quindi è questa prima parte del canone, la prima preghiera del canone, in cui c'è questo una cum, insieme con il tuo servo, il Papa, e viene fatto il suo nome del Papa che governa e regna sulla Chiesa durante il suo pontificato. Allora, di tutti coloro che celebrano ancora con l'antico messale, evidentemente, ve ne sono alcuni che, quando si tratta di pronunciare queste parole, citano il nome di colui che occupa la sede apostolica, quindi Francesco, Bergoglio, Francesco, una cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, e tantistite nostro, e qui sarebbe Mario Delpini, quindi arcivescovo di Milano. Vi sono altri sacerdoti, dei quali noi siamo, che invece omettono queste parole. Ecco, questa è la questione dell'una cum. Si tratta di una questione importante, è una questione molto importante. Vi basti come esempio dirvi questo:
nel novembre del 1979, il sottoscritto era già in seminario, nel seminario di Econ, cioè nel seminario di Monsignor Lefebvre, Monsignor Lefebvre fece una dichiarazione pubblica nella quale diceva che non si potevano tollerare nella fraternità San Pio X, che lui aveva fondato, coloro che si rifiutavano, così diceva lui, con un'espressione non corretta, un po' infelice, si rifiutavano di pregare per il Papa, cioè vorrebbe dire di nominarlo in quanto Papa nella messa, secondo le modalità che vi ho detto prima, e oppure che affermavano che tutte le messe secondo il nuovo rito erano invalide. Quindi i seminaristi e i sacerdoti della fraternità San Pio X, che non volevano citare il nome a quei tempi di Wojtyła nel canone della messa, dovevano essere espulsi dalla fraternità San Pio X. Quindi vedete che le conseguenze non sono poca cosa, è una cosa importante. Ed ora, e questo è il tema di cui vorrei parlare questa sera. Mi permetto di incominciare la mia esposizione con lo spiegare perché, a mio parere, il tema di cui vi parlo questa sera non interessa la maggior parte di coloro che anche che assistono o che cercano la messa tradizionale cosiddetta. Ed è un problema che non interessa la maggior parte delle persone. Forse la vostra presenza qui è una prova che mi sbaglio, ma siete una goccia in un vasto mare. Perché non interessa il tema di cui oggi parlo? Vedete, perché molte persone, per quel che riguarda, io parlo di cattolici, di praticanti, di fedeli, naturalmente tutte queste questioni non interessano minimamente tutte le persone incredule, non credenti, non cattoliche, e queste persone pensano che noi stiamo perdendo allegramente il nostro tempo. Ma invece parliamo di persone credenti, persone fedeli, cattoliche, e anzi parliamo di fedeli che vogliono rimanere legati, come si dice, alla tradizione. Ma anche questi fedeli, non tutti grazie a Dio, ma in buona parte, sono, per così dire, un po' partecipi della mentalità moderna, della mentalità dell'uomo moderno, che consiste in cosa? Mettere l'uomo davanti a Dio, le cose che riguardano l'uomo davanti alle cose che riguardano Dio. Vi farò un esempio che non concerne la questione di un acume, ma concerne la questione della messa. Se per esempio chiedete a dei praticanti che escono dalla messa qual è la parte più importante della messa, molti che frequentano la nuova messa diranno il Vangelo, la lettura del Vangelo, o la predica, che non fa neanche parte della messa la predica. E questo è molto luterano, per la verità. Altri, più devoti, più cattolici, vi diranno la comunione. Non c'è momento più importante della messa della comunione. La risposta esatta qual è? La consacrazione. Perché la messa è un sacrificio. Come voi sapete, l'Eucaristia è nello stesso tempo sacramento e sacrificio. Sacramento, in quanto viene ricevuto da noi nella comunione e in quanto perpetua la sua presenza reale, i tabernacoli. Ed è sacrificio in quanto è offerto sugli altari, appunto, durante la Santa Messa. Ora, la comunione, per santa che sia, una delle cose più santi e più sublimi che esistano, è per l'uomo, è per il nutrimento spirituale dell'uomo. Il sacrificio è anche per l'uomo, ma è offerto a chi? A Dio. E infatti il primo scopo del sacrificio, il principale, è l'atreutico, cioè di adorazione di Dio.
Vedete quindi come molte volte c'è anche nelle persone più pie, più buone e comprensibilmente direi un'attenzione maggiore a quello che io vedo come orientato verso di me, il nutrimento della mia anima, un punto di vista spirituale, piuttosto che riguarda invece quello che riguarda invece e concerne l'onore di Dio e l'adorazione di Dio. Il problema dell'una cum non interessa anche per questo motivo, cioè non interessa per il motivo che riguarda prima di tutto l'onore di Dio, ovvero sia la purezza del sacrificio della messa, la retta adorazione della fede, e anzi viene percepito proprio come un problema, una difficoltà, con un fastidio da molti, perché è un ostacolo a quello che io considero è una cosa per me tanto importante e comprensibilmente, cioè il nutrimento dell'anima mia. Io desidero la messa per il mio bene spirituale, è giusto. Desidero la comunione, l'Eucaristia per il mio bene spirituale, eccetera. E se tu incominci a dirmi a una messa in quel modo lì non ci puoi andare, e già ce ne sono poche, evidentemente lo vedo come un intralcio, un bastone fra le ruote. Dice, come di già bisogna fare tanti sacrifici per avere liturgia tradizionale, e ancora tu mi dici che ci sono delle difficoltà, non lo capisco, non mi garba, non mi piace, non parlarmi di queste cose che mi infastidiscono, mi creano solamente dei dubbi. Un altro motivo per il quale evidentemente il problema dell'una cum sfugge ai più è che, come tutte le questioni che riguardano la religione, anche se possono essere capite, percepite anche dal fedele più semplice, diciamo nelle maniera più usuale, col buon senso, lo spirito di fede, tuttavia però l'approfondimento di queste questioni richiede anche una certa formazione, quindi delle cose più complesse, più difficili, che naturalmente molti fedeli non hanno. Ecco perché, a mio parere, molte persone si disinteressano della questione dell'una cum, lo vedono come qualche cosa di divisivo, di fastidioso, di una complicazione in più che forse è meglio mettere da parte. Un ostacolo alla propria vita spirituale e individuale sacramentale. Quindi purtroppo una deviazione che viene dal fatto che si mette anche con ottime intenzioni l'uomo al posto di Dio e l'utile al posto del vero. Mi è utile avere i sacramenti, la messa, eccetera, e quindi lo considero primario rispetto a ciò che è vero. Adesso vediamo perché esiste invece questo problema dell'una cum. Che esista, l'ho già detto, per esempio, dalla Fraternità San Pio X, che è la società maggioritaria tra tutti coloro che vogliono mantenere la liturgia e la fede tradizionale, e per esempio sono esclusi coloro che non celebrano una cum. Ecco, allora è una questione importante, evidentemente, se si giunge a una decisione così grave, vuol dire che è una questione importante. Ma com'è che si pone questo problema? Perché mai un sacerdote, nel momento della celebrazione della messa, dovrebbe omettere questa piccola parte del canone nella quale bisogna menzionare il nome del Papa e il nome del vescovo, si badi bene, non un vescovo qualunque, ma il vescovo del luogo, quindi colui che ha autorità giurisdizionale sulla diocesi. Quindi, ripeto, qui sarebbe Monsignor Mario Delpini. Allora, come vedremo, la liturgia, come applicazione della fede, prescrive che si nomini, come appena detto, il nome del Papa e del vescovo diocesano nel canone della messa. Oppure, sempre la liturgia, cioè le rubriche del messale, prevedono che se la sede è vacante, l'uno o l'altro nome, oppure entrambi, vengano omessi. Quindi sono previsti due casi, o se volete quattro, se conto bene, no? Quindi viene nominato il nome del Papa, il nome del Vescovo, oppure viene omesso il nome dell'uno, dell'altro o di tutte e due.
Se la Chiesa Cattolica fosse attualmente in stato d'ordine, quindi bisognerebbe necessariamente nominare Papa Francesco, qui a Milano, Monsignor Mario Delpini, sotto pena di manifestare il proprio spirito scismatico, cioè di separarsi nel momento più solenne, più santo, che è il cuore stesso vita della Chiesa, cioè la celebrazione e il sacrificio della Messa, separarsi dalla Chiesa. Ma noi non siamo in un periodo d'ordine, direi che tutti ormai lo possono constatare, e a nostro modesto parere ci troviamo in una Chiesa, usando l'espressione di Monsignor Gerardo Lorì, in stato di privazione dell'autorità. Allora, poiché Don Giugni ha parlato, recensendo il libro di Don Cecada, del Novus Ordo Missae, e poi in generale, più in generale, bisognerebbe parlare di tutta la riforma liturgica e quindi anche della riforma del sacramento dell'ordine, mi collego a quanto detto per mostrare, ma brevemente, perché non è la questione dell'una cum, è un preambolo per capirne la necessità, perché se ne parla, come anche solo, non è l'unico motivo o argomento, ma anche solo dal punto di vista appunto della riforma liturgica, bisogna trarne come conseguenza il fatto che coloro che hanno promulgato la riforma liturgica, quindi parlo da Paolo VI in poi, tutti i successori che l'hanno avallata, non possono essere la legittima autorità nella Chiesa. E per far ciò vorrei ricordare, brevemente spero, alcuni punti del Magistero, cioè dell'insegnamento della Chiesa. Ma prima, poiché gli aneddoti attirano sempre l'attenzione, ritornerò a Monsignor Lefebvre. Monsignor Lefebvre, credo più o meno nello stesso anno di quello che ho citato, ma non mi ricordo più esattamente, fu convocato a Roma, in Vaticano, dal Cardinal Seper. Adesso voi non sapete più chi è il Cardinal Seper, pace all'anima sua, era il predecessore del Cardinal Ratzinger nel ruolo di prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, che era una volta il Sant'Uffizio, ma che differenza tra l'uno e l'altro. E quindi il Cardinal Seper, questo suo ruolo di prefetto Congregazione Dottrina della Fede, ha dovuto interrogare l'arcivescovo Monsignor Lefebvre sulla sua dottrina e sulla sua prassi, che era contestata dal Vaticano, inteso Vaticano come luogo più che come autorità. E c'è, e questi atti di questo interrogatorio furono pubblicati sia in francese prima, in italiano anche dall'editore Volpe, il caro Giovanni Volpe, e in un libro intitolato Monsignor Lefebvre e Sant'Uffizio. E allora Monsignor Seper chiese a Monsignor Lefebvre: sostenete voi che un fedele cattolico può pensare ed affermare che un rito sacramentale, in particolare quello della Messa, ma quindi anche gli altri, approvato e promulgato dal Sommo Pontefice, possa essere non conforme alla fede o favens eresim, cioè favorevole all'eresia? A questa domanda Monsignor Lefebvre non rispose. Si trovò in imbarazzo, disse: non so chi l'ha promulgato. Come non so chi l'ha promulgato? La firma era di Paolo VI, lo sapevano tutti, lo sapeva anche lui. Ma perché non ha risposto a questa domanda? E perché? Poteva rispondere solo due cose. Una, io non penso quello che lei mi attribuisce, e quindi che il nuovo Messale, l'intera riforma liturgica promulgata e approvata da Papa Paolo VI, ha qualche cosa di contrario alla fede o favorevole all'eresia. Non lo penso. Ma siccome l'aveva detto, non poteva dire che non lo pensava. L'aveva detto e l'aveva scritto. E aveva ragione. Per dire che aveva ragione, basterebbe dire che esplicitamente tutta la riforma liturgica, inclusa ovviamente quella della Messa,
ha dichiaratamente, per i loro stessi autori, uno scopo ecumenico. E cosa vuol dire uno scopo ecumenico? Vuol dire creare una liturgia, come vi è stato spiegato prima, che vada incontro anche sulle questioni che riguardano l'Eucaristia, la Messa, i sacramenti, il sacerdozio, ai non cattolici. L'ecumenismo è questo. E quindi bisognava, proprio in virtù di questo ecumenismo, eliminare o mettere tra parentesi o diminuire tutto quello che affermava la fede cattolica e che fosse in contrasto con la credenza dei non cattolici, cioè sia gli scismatici orientali, sia soprattutto i protestanti. Quindi la finalità dichiarata esplicitamente ecumenica del nuovo messale già ci doveva far dedurre, come Monsignor Lefebvre giustamente diceva, che c'erano dei problemi dottrinali nel nuovo messale e che quindi favoriva come minimo l'eresia. Ma se invece Monsignor Lefebvre avesse risposto quello che realmente pensava, ovvero sia che un rito promulgato dal Papa potesse essere favorevole all'eresia, ecco che il Cardinal Sepper lo avrebbe dichiarato contrario, quello che dicevamo ce ne fermo, alla fede cattolica. Perché? Perché il Magistero della Chiesa insegna, e Monsignor Lefebvre lo sapeva bene, per questo non ha risposto, insegna che un rito promulgato dalla Chiesa universale per tutti i cattolici non può essere cattivo. Per esempio, quando San Tommaso nella sua somma si chiede se il rito della cresima è conveniente, cioè fatto bene, dopo aver messo tutte le obiezioni possibili, dice: al contrario, in contrario a tutto ciò, basta l'uso della Chiesa, che è governata dallo Spirito Santo. Ed aggiunge: il Signore e i suoi fedeli ha fatto questa promessa, dove due o tre sono donati il mio nome su mezzo loro, e quindi da ritenersi per fermo che gli ordinamenti della Chiesa sono diretti dalla sapienza di Cristo. E per questo dobbiamo essere certi che i riti osservati dalla Chiesa nella cresima e negli altri sacramenti siano convenienti. Così spiega chiaramente San Tommaso, Tertia Pars, questione 72, articolo 12. E così la Chiesa si è pronunciata sempre. Nel Concilio di Costanza del 1415, Papa Martino V, poi nel 1418, condannando gli eretici che seguivano Janussa, che rifiutavano l'uso della comunione sotto una sola specie, la consuetudine di conservare il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, il canone, questo riguarda il Concilio di Trento, quindi solamente la comunione sotto una specie, e disprezzavano i riti della Chiesa, li condannò. Perché? Perché non è possibile non ammettere un rito della Chiesa. Così il Concilio di Trento, nei confronti dei protestanti, ci sono tutta una serie di condanne perché rifiutavano il rito cattolico del battesimo, la consuetudine di conservare il Santissimo Sacramento, il canone della messa, le cerimonie del messale, i paramenti, l'incenso, le parole pronunciate a voce bassa, la comunione sotto una sola specie. Non che tutte queste sue pratiche siano verità di fede, ma non si può dire che siano cattive, perché la Chiesa non può fare qualcosa di cattivo. Per questo i protestanti in materia liturgica furono condannati. Più tardi i giansenisti ritirarono fuori le stesse obiezioni. Essi, nel sinodo di Pistoia, sostennero che la Chiesa aveva corrotto la liturgia col passare del tempo, e abbiamo visto che i liturgisti moderni hanno ripreso questa idea. E Pio VI nel 1794 li condannò per aver indotto a pensare, cito, che la Chiesa, che è retta dallo Spirito di Dio, potesse costituire una disciplina non solo inutile, ma anche pericolosa o nociva. Quindi la Chiesa non può dare una disciplina inutile o anche pericolosa o nociva. Qui la citazione non ce l'ho perché si vede, l'ho trovata dopo. Anche Gregorio XVI disse anche di più. Quindi non solo che la Chiesa non poteva dare qualcosa di cattivo, ma anche qualche cosa che non solo non lo poteva imporre, ma neanche lasciare la scelta, la possibilità
di fare nella liturgia sua e nella sua disciplina qualche cosa di non buono. Così, allo stesso modo, noi vediamo che il Concilio Vaticano I, in maniera generica, il vecchio Denzinger 1837, dice che il Papa non può dare, la Chiesa non può dare del veleno ai propri figli, cioè qualche cosa di cattivo. Allora, di due cose l'una: o la riforma liturgica, in particolare il nuovo messale, sono qualcosa di nocivo per le anime, da cui bisogna allontanarsi, ma allora non può venire dalla Chiesa, e se non viene dalla Chiesa non viene da una legittima autorità. Oppure invece il nuovo messale, la riforma liturgica, eccetera eccetera, viene da una legittima autorità e quindi dalla Chiesa, e quindi non può contenere nulla di cattivo. Si potrà preferire la liturgia tradizionale, ma non si potrà mai dire che nel nuovo messale non c'è qualche cosa che pone un problema o alla fede o alla morale. E questo che ricordò Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, quando concesse il motu proprio summorum pontificum. Ammise la possibilità, con molte difficoltà come voi ben sapete, di celebrare di nuovo col messale detto di San Pio V, ha persino detto che non fu proibito mai, il che storicamente non è vero, perché nel discorso al concistore del 24 maggio 1976 Paolo VI chiarì ogni dubbio e disse che non era più lecito celebrare col vecchio messale, che il nuovo sostituiva il vecchio, quindi non è vero, ma pazienza. Però Benedetto XVI pretese da tutti coloro che usavano dell'antico messale in base al suo motto proprio che riconoscessero la validità, la legittimità, la santità del nuovo messale, e quindi che fosse inammissibile che qualcuno si rifiutasse eventualmente di celebrarlo, diciamo decisione di Dio, non posso moralmente celebrare quel nuovo messale, perché i due messali sarebbero, secondo lui, solamente due versioni del medesimo rito romano: il rito ordinario, il nuovo messale di Paolo VI, il rito straordinario, cioè più raro, deve essere inteso in questo senso, detto di San Pio V del Concilio di Trento, in realtà ben più antico. Quindi questa era la condizione sine qua non, e lo è tuttora, per tutti coloro che celebrano col motu proprio. Per il fatto stesso di celebrare col motu proprio, accettano che il nuovo messale sia perfettamente cattolico e legittimo, che sia solamente un'altra forma del medesimo rito romano. Altrimenti non sarebbe loro permesso di celebrare con l'antico rito. Proprio perché è impossibile che un rito che viene dalla Chiesa, e quindi dall'autorità della Chiesa, possa contenere qualche cosa di nocivo per le anime, dai quali invece bisognerebbe allontanarsi. Monsignor Lefebvre invece, almeno a partire dal 1981 mi sembra, quindi stabilì come obbligatorio per i seminaristi, i sacerdoti eccetera di non assistere a nuovo messale, il che vuol dire qualcosa che non è buono, perché se non ci posso assistere vuol dire che non è buono, come infatti non è buono. Ma come poteva nello stesso tempo dire non si può assistere a nuovo messale e nello stesso tempo dire il nuovo messale promulgato dal Papa? Questo è il problema. Allora, ecco che si pone il problema dell'unacum. Come bisogna affrontare questo problema? Io vorrei, nel tempo che mi rimane, che è una mezz'oretta, sì, che è una mezz'oretta, vedere prima di tutto, ed è molto semplice, la questione dell'unacum da un punto di vista del diritto e della liturgia. Ma poi invece la questione più difficile, ma più, diciamo, intellettualmente e anche spiritualmente stimolante, vedere la questione dell'unacum da un punto di vista teologico. Le due cose sono comunque connesse.
Allora, da un punto di vista, e poi vedremo le conseguenze pratiche, da un punto di vista, diciamo così, canonistico del diritto e della liturgia, vi ho accennato di già a questo problema e ne abbiamo parlato, tra l'altro rifacendoci abbondantemente a Don Cecada, per l'appunto, in un articolo di Sodalizium, il problema di Sodalizium è non solo che esce di rado ormai, ma anche che quelli, i numeri già usciti, ce li siamo dimenticati tutti. Allora a volte bisogna ripetere le cose già viste. Allora, come vi ho già spiegato, nel ritus servandus in celebrazione misse, cioè nel rito da osservare per la celebrazione della Santa Messa, quindi nel Messale Romano, al capitolo 8, sul canone della Messa fino alla consacrazione numero 2, troviamo la risposta al nostro quesito, ovvero sia si dice «Ubi dicit, una cum famulo tuo Papa nostro, exprimit nomen Pape, sede autem vacante, verba preditta omittuntur», ovvero sia in volgare, laddove il sacerdote, si sottintende, dice insieme, quindi la Chiesa, insieme col tuo servo, il nostro Papa, allora deve pronunciare il nome del Papa. Durante la sede vacante, però, le predette parole vengono omesse. Naturalmente la stessa cosa vale per il nome del Vescovo diocesano. Se siamo in un momento in cui, per esempio, sono vacanti entrambe le sedi, quella romana apostolica, la prima sede, e quella diocesana, anche i termini etantistite nostro devono essere per il fatto stesso omessi. Ora, il nominare il nome del Papa e del Vescovo, o al contrario l'ometterlo, non sono solamente una preghiera devozionale privata, sono una vera e propria professione di fede cattolica e di unità nella Chiesa Cattolica da parte del celebrante. Ad esempio, Papa Benedetto XIV scrisse molte cose che sono citate qua e là, ne cito solo una, per esempio, per magari qualcun'altra: a noi basta poter affermare che la commemorazione del romano pontefice durante la messa e le preghiere offerte nel sacrificio per lui si devono stimare essere un certo segno dichiarativo che riconosce il medesimo pontefice come capo della Chiesa, vicario di Cristo e successore del Beato Pietro, e si fa professione di anime e di volontà fermamente aderenti all'unità cattolica. Quindi vuol dire che il sacerdote celebrante è aderente all'unità cattolica. Quindi, per esempio, un sacerdote scismatico che non nominasse il nome del Papa in quanto è scismatico, non si considera cattolico, anche se celebrasse col messale tradizionale o con un altro rito orientale tradizionale pur esso, ebbene la Santa Messa potrebbe essere valida, ma non sarebbe lecita e legittima, né profiterebbe a chi vi assiste, anzi chi vi assiste commetterebbe un peccato. Perché? Perché sarebbe partecipe dello scisma del celebrante. Se io vado da un vecchio cattolico, se io vado da un qualunque scismatico, se io vado da un orientale separato da Roma che non nomina il nome del Papa perché non riconosce il primato del Papa, e io partecipo al suo scisma, almeno esteriormente, con la professione, anzi la controtestimonianza della fede, partecipo all'errore del celebrante. Al contrario, per esempio, se un celebrante nominasse il nome di un antipapa, allo stesso modo sarei coinvolto nel suo scisma, in quanto nella celebrazione della messa, e se lui comunque è in comunione con un antipapa anche nell'amministrazione dei sacramenti, quando pur non nomina nessun nome, ma tutto ciò che egli fa è fatto in comunione o non in comunione con la Chiesa cattolica governata da Pietro, se non nomina apposta il Papa perché non riconosce il primato di Pietro, oppure in comunione con un antipapa, io non devo assistere a questa messa, e se lo faccio
o se ricevo anche gli altri sacramenti da lui, sono almeno esteriormente e negli atti che io pongo partecipe del suo scisma, quando per esempio è favorevole a un antipapa. Durante la sede vacante, evidentemente, allora invece l'espressione della fede cattolica si testimonia con riconoscere la realtà dei fatti, cioè di omettere il nome del Papa o di omettere il nome del Vescovo, non perché non si riconosce il primato del Pontefice su tutta la Chiesa, o non perché non si riconosce che la Chiesa gerarchica è rappresentata nella diocesi dal Vescovo nominato dal Papa, ma perché in questo momento la sede, o l'una o l'altra, o entrambe, sono vacanti. Ragione per cui l'espressione della proprio spirito cattolico si manifesta nel dire durante la Santa Messa ciò che è conforme alla realtà. E così d'altronde accade sempre. Per esempio, quando nel 1054 i bizantini con Michele Cerulario si separarono da Roma, la prima cosa che fecero nella Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli è di sopprimere dai cosiddetti dittici, cioè quelle tavolette in cui c'erano i nomi delle persone per cui bisognava nominare nel corso della celebrazione della Santa Messa, la soppressero il nome del Papa di Roma, e con questo fatto essi consacrarono lo scisma. E Benedetto XIV, qui ci sono molte citazioni trovate sul sito di Carlo Di Pietro, per esempio in Sursum Corda, adesso non sto a leggervele tutte, ebbene il Papa dice: l'unico modo per poter ristabilire l'unità cattolica con chi ha fatto scisma consiste nel fatto che essi, tra le altre cose, inseriscano nuovamente il nome del Papa nella celebrazione della Santa Messa, perché altrimenti dire noi non siamo più scismatici e poi dopo non nominare il Papa nel corso della Santa Messa, qualunque sia il rito di cui si fa uso, vuol dire rimanere scismatici. Quindi da questo vedete l'importanza della questione. Ora, se, come noi crediamo, e vi ho fatto solo un esempio tra mille altri, Jorge Mario Bergoglio non è per noi formalmente il sommo pontefice, occupa solamente la sede di Pietro materialmente, senza essere formalmente il sommo pontefice, la conseguenza ineluttabile è che non deve essere nominato nel corso della messa. È la stessa cosa per i vescovi in comunione con lui, tra cui anche Monsignor Mario Delpini qui a Milano, evidentemente. E quindi l'espressione della nostra fedeltà alla Chiesa durante la Chiesa in ordine, quando tutto va bene, consisteva nel nominare il nome del legittimo pontefice, del vescovo in comunione con lui, e in questo momento nella Chiesa in stato di privazione la medesima fedeltà alla verità, alla dottrina della Chiesa, all'unità della Chiesa consisterà nel non nominare il nome di qualcuno che non è legittimamente il pontefice o il vescovo sulla sede rispettivamente di Roma e, per esempio, trovandoci qui, di Milano. Questo da un punto di vista, direi, canonico e liturgico. Quindi bisogna dire quae tibi offerimus in primis per creatura santa cattolica, quam pacificare, quam adunare, reggere dignieris, cum omnibus ortodoxis et omnibus cattolici et apostolici fide cultoribus. Benissimo. Oppure, padre Gerard de Laurier aveva un'altra versione che magari vi spiegherò in seguito, ma comunque, normalmente le rubriche del Messale questo prescrivono. Veniamo adesso, nel tempo che mi resta, poi cercherò di fare un pochino la conclusione, brevemente, ahimè, alla questione più profondamente teologica. E naturalmente la cosa è particolarmente interessante, anche se è più difficile, perché detta così come ora, non è che ci sia, non è che abbia detto granché, per così dire. E questo consiste, allora, a questo proposito, vorrei riassumere alcuni articoli che Monsignor Gerard de Laurier, prima padre Gerard de Laurier,
pubblicò nel 1980. Perché nel 1980? Perché era subito dopo quella dichiarazione di Monsignor Lefebvre, che era del 1979. Ci sono due versioni di un medesimo articolo che si intitola prendendo come titolo un'espressione del Concilio di Trento, che è molto bella. Tra l'altro quello che dirò adesso vale anche in tempo di pace e di ordine, cioè a prescindere da tutte le discussioni e le polemiche di cui possiamo parlare, di cui parliamo questa sera, questa è dottrina della Chiesa molto bella che vale comunque in qualunque momento. La frase del Concilio di Trento è questa: Christus novum instituit Pascha, se ipsum ab ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum. Ovvero sia, siamo nella sessione 22, già citata prima, cioè quella del sacrificio della messa, e il Concilio di Trento, capitolo 1, dice: Cristo istituì la nuova Pasqua, novum Pascha, costituendo se stesso, se ipsum, come vittima da immolare, immolandum, sotto dei segni visibili, il pane e il vino, dai sacerdoti nell'intimazione della Chiesa. E precisiamo questa espressione. Noi vediamo da queste parole del Concilio di Trento che in ogni messa che viene celebrata il primo celebrante è Gesù Cristo stesso, se ipsum immolandum instituit. È egli stesso che si immola. Come nel sacrificio della croce il sacerdote è Cristo e la vittima è Cristo, così nel sacrificio della messa e in ogni messa il sacerdote primario è Cristo e la vittima è Cristo. Naturalmente una vittima incruenta, perché Cristo non muore più, non può più morire, ma pur sempre però il suo sacrificio è espresso, diciamo, mediante la consacrazione separata del pane e del vino per esprimere sacramentalmente il suo sacrificio cruento, seppur in maniera incruenta. Quindi, prima di tutto, è Cristo che offre il sacrificio della messa dove egli stesso è immolato al Padre e alla Santissima Trinità. Secondariamente, questo sacrificio è offerto per sacerdotes, cioè mediante i sacerdoti. I sacerdoti che ricevono il sacerdozio di Cristo, in base alle parole che egli ha pronunciato all'ultima cena, fate questo in memoria di me, cioè volgendo la vostra intenzione a quello che io ho fatto in questo momento e rifacendo quello che io ho fatto in questo momento, i sacerdoti che altro sacerdozio non hanno che quello di Cristo, che è eterno, sono ministri secondari, strumentali del principale che è Gesù Cristo. In ogni messa Gesù Cristo celebra la messa mediante il sacerdote. Ma il sacerdote celebrante, quando celebra la messa e amministra i sacramenti, ma qui parliamo soprattutto della messa, lo fa come una devozione privata, seppur la più elevata, oppure invece come ministro della Chiesa? Il sacerdote celebrante non celebra come una devozione privata, come quando dice il breviario, fa la meditazione o prega per conto suo. No, agisce come ministro della Chiesa. E questo lo esprime benissimo il Concilio di Trento dicendo ab ecclesia, cioè su mandato della Chiesa. Cristo è immolato dalla Chiesa, ab ecclesia, è immolato dalla Chiesa. E questo è importantissimo da capire. E su questo Padre Garin insisterà tantissimo. Ma siccome qualcuno dice Padre Garin faceva delle elucubrazioni tutte sue, non è affatto vero, in parte vero, ma in senso buono, in parte no. Allora vorrei citarvi una frase di Padre Cappello. Padre Cappello è un gesuita
canonista, uno dei più famosi e anche più apprezzati canonisti, il quale dice la stessa cosa, sempre parlando della questione dell'una cum, dove egli dice, sempre bisogna trovare, ecco qui la citazione, aspettate un attimo. Che ve la trovo, padre Cappello, ecco qui. I sacerdoti scismatici, benché sacrifichino validamente in nomine Christi, in nome di Cristo, tuttavia non offrono il sacrificio come ministri della Chiesa ed in persona della stessa Chiesa. Il sacerdote, infatti, ha per consegna dalla Chiesa che in suo nome preghi, interceda ed offra, e quanto a questo la Chiesa può privarne il sacerdote scismatico affinché non sacrifichi in suo nome. Ecco, ha missione, ha mandato dalla Chiesa di intercedere e di sacrificare in suo nome. È quello che dice il Concilio di Trento. Ab ecclesia, ovvero sia, il sacerdote riceve il mandato dalla Chiesa di sacrificare. Allora voi mi direte, ma che cosa c'entra questo con l'una cum e con la preghiera che deve essere fatta per il Papa? Allora, voi vedete, normalmente chi cerca di, pur essendo tra virgolette tradizionalista, chi cerca di dire ma noi possiamo citare anche un Papa cattivo, un Papa che non insegna le cose cattoliche senza essere coinvolti con quello che dice lui, perché non facciamo altro che pregare per il Papa. E infatti Monsignor Fev disse, noi escludiamo dalla fraternità queste persone che si rifiutano di pregare per il Papa. Chi è che si può rifiutare di pregare per il Papa? Allora, bisogna precisare che padre Gherardo diceva, io prego sempre per Giovanni Paolo II, ma non bisogna pregare per lui al Teigitur, cioè all'inizio del canone, in cui si prega per il Papa in quanto Papa, ma semmai al memento in cui si prega per i vari fedeli e eventualmente si può pregare anche per la conversione di chi fedele non è. Mentre invece nel Teigitur, cioè all'inizio della messa dove si prega per il Papa, per il Vescovo e per la Chiesa, assieme a tutti i fedeli cattolici, apostolici e ortodossi, cioè della vera fede, allora lì è una cosa diversa. Cerchiamo di spiegare questa cosa. Allora, nella Santa Messa, noi, per il fatto che la Santa Messa è celebrata ab ecclesia, che cosa significa? Significa che l'unità della Chiesa si manifesta proprio nel sacrificio della Messa offerto ab ecclesia, cioè su intimazione della Chiesa. È la Chiesa che dice ed impone a tutti i sacerdoti di celebrare la Santa Messa. Ed è per questo che il sacerdote deve avere l'intenzione che la Chiesa gli dà nel consegnargli il rito con il quale deve celebrare. Il sacerdote non può scegliere il rito che gli garba a lui. E quindi allo stesso modo non può avere l'intenzione che garba a lui. E così allo stesso modo non è lui che decide di celebrare la messa, ma è l'autorità della Chiesa che gli dice di celebrare la messa e che lo manda per la celebrazione della messa. L'Eucarestia, ricorda San Tommaso, e in questo gli ecumenisti lo hanno giustamente rammentato, ma tirando le conclusioni sbagliate perché dimenticano una difficoltà, l'Eucarestia è la causa dell'unità della Chiesa.
perché per il fatto che siamo tutti battezzati e quindi uniti allo stesso corpo e che riceviamo tutti lo stesso corpo e lo stesso sangue, che si edifica la Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. È mediante il battesimo, è mediante l'Eucarestia che tutti i cristiani sono uniti a Cristo e tra di loro. Per cui la celebrazione della Santa Messa edifica l'unità della Chiesa. E nello stesso tempo questa celebrazione che edifica l'unità della Chiesa, a meno che ci sia l'ostacolo appunto dello scisma o dell'eresia in queste persone che partecipano a questi riti, è questo che gli ecumenisti dimenticano, allo stesso modo bisogna che dalla Chiesa sia intimata la celebrazione di quel sacrificio che causa l'unità stessa della Chiesa. Quindi vedete, in questo doppio rapporto, la celebrazione edifica l'unità della Chiesa e la Chiesa intima la celebrazione del sacrificio della Messa, noi vediamo quindi che si costruisce, si fa, si realizza e si rende anche visibile l'unità della Chiesa. Ora, nella Chiesa cattolica, creata da Gesù Cristo, istituita da Gesù Cristo, tutto è gerarchico. Tutto è gerarchico. E quindi la Chiesa è un'unità di ordine che presuppone la gerarchia, cioè il potere sacro. In questa gerarchia abbiamo il capo invisibile della Chiesa, che è Cristo, il capo visibile della Chiesa, che è il pontefice romano, il Papa, che proprio in quanto sommo pontefice è colui che deve regolare, dirigere e ordinare tutto il culto nella Chiesa cattolica, assieme a Cristo, potremmo dire una cum Cristo, assieme a Cristo. Così, e per questo motivo, e non perché vogliamo pregare per l'uno o per l'altro, è per questo motivo che non in maniera libera o accidentale o per misericordia, ma in maniera necessaria, in giustizia, obbligatoriamente, per la natura stessa della messa della Chiesa, che nel canone romano all'inizio della celebrazione, quindi del momento più solenne della Santa Messa, bisogna offrire il sacrificio della messa prima di tutto per la Chiesa, pro ecclesia tua santa cattolica. Se il sacerdote intende poi applicare la messa per una persona o per un'altra, o i fedeli gli chiedono con un'elemosina di applicare la messa per l'uno o per l'altro, questo è accidentale e infatti varia a seconda delle messe. E questo si esprime in un'altra preghiera del canone, il memento. C'è il memento dei vivi prima della consacrazione, il memento dei morti dopo la consacrazione. E lì possono essere nominate persone che una volta sono nominati gli uni, una volta sono nominati gli altri e non sono nominati necessariamente nessuno in particolare. Mentre invece nel Teigit, e a partire da In Primis, viene nominata sempre e necessariamente la Chiesa, perché questa messa che è celebrata ab ecclesia, cioè su ordine, su mandato della Chiesa e quindi del suo capo che è il Papa, è celebrata prima di tutto pro ecclesia, cioè per la Chiesa, ma non per una devozione privata del celebrante, ma perché la natura stessa, che colui che offre il sacrificio partecipa del sacrificio e ne ricava frutto, perché il sacrificio della messa è sacrificio propiziatorio, cioè in propiziazione nostra, per la cancellazione dei nostri peccati, sacrificio di propiziazione, di soddisfazione, per rendere Dio a noi propizio. E quindi necessariamente chi offre il sacrificio riceve i frutti del sacrificio. Tale o tale fedele accidentalmente, in maniera particolare, se la messa è applicata, offerta per loro, ma il celebrante necessariamente e la Chiesa cattolica necessariamente, la prima
che profitta del sacrificio è la Chiesa stessa. E infatti è per questo che la messa è offerta pro ecclesia, ma è offerta pro ecclesia perché è offerta ab ecclesia, cioè dalla Chiesa. E subito dopo chi è nominato? Il Papa. La Chiesa è una cum, cioè è insieme al Papa. Insieme perché è con, ma una aggiunge qualche cosa a con. Perché il Papa e la Chiesa fanno una sola cosa, come il capo è una sola cosa con il corpo, perché è il membro principale, senza il quale evidentemente c'è una difficoltà, c'è un problema. Infatti adesso abbiamo dei grossi problemi. Però c'è ancora il capo invisibile che è Cristo, grazie a Dio. Quindi anche per il Papa non è nominato in quanto persona privata, ho una devozione particolare per Eugenio Pacelli, per una devozione particolare per Roncalli, oppure per Carlo Voitile, quindi lo nomino perché gli voglio bene, perché voglio aiutarlo. No, questo si fa nel memento, oppure chiedo la conversione di quella persona, questo si fa nel memento. Invece nel Teigitur bisogna pregare per lui in quanto è Papa, e perché colui che offre il sacrificio necessariamente profitta del sacrificio, proprio perché il sacrificio è offerto su intimazione della Chiesa per la Chiesa e quindi prima di tutto per il capo della Chiesa, e secondariamente e allo stesso modo nella medesima unità della Chiesa per il vescovo diocesano, giacché la comunità cristiana, la Chiesa di quella città è riunita nel sacrificio eucaristico attorno al proprio vescovo, che intima nella sua diocesi la celebrazione della Santa Messa allo stesso modo che il Papa la intima nella Chiesa intera, nel mondo intero. Ragione per cui anche il vescovo diocesano, non quello che piace a me, ho simpatia per quel vescovo e nomino lui, no, quello che è il vescovo diocesano, allora io devo nominare lui, se c'è, evidentemente, in quanto il sacrificio è offerto per la Chiesa e conseguentemente è offerto gerarchicamente per il Papa e per il vescovo diocesano. E poi, siccome tutti i fedeli cattolici, apostolici, che professano la fede ortodossa, sono anch'essi membri della Chiesa, del corpo mistico della Chiesa, e il sacrificio è offerto dalla Chiesa per la Chiesa, anche essi ne partecipano necessariamente, non questo o quel fedele in particolare, questo nel memento, ma tutti i fedeli cattolici, se sono cattolici, giacché San Tommaso dice nel canone della Messa non si prega per chi è fuori dalla Chiesa. Ecco quindi la situazione in una situazione normale. E quindi vedete la differenza che c'è tra il pregare per qualcuno, che si fa nel memento, e offrire il sacrificio per quella persona necessariamente, in quanto è a capo della Chiesa universale o a capo della Chiesa locale, quindi della Chiesa diocesana, per esempio quella di Milano. Ecco quindi il vero significato dell'una cum. Ora, cosa succede quando si fa il contrario, cioè quando si omette questo nome, quando essi devono essere detti? Evidentemente si opera una celebrazione in una maniera scismatica, che potrà anche essere valida, ma non può essere gradita da Dio, perché fa ostacolo a quello che sarebbe l'offerta del sacrificio, fa ostacolo il peccato, in questo caso lo scisma, che è contro la carità ecclesiale, o l'eresia se si nomina qualche eretico. Allo stesso modo, se la sede è vacante, allora, o almeno perché adesso vacante per la tesi di Casiciacomo, propriamente parlare della tesi, non, la sede non è vacante, la sede è occupata ma solo materialmente, per la verità, quindi c'è una distinzione. Adesso non entriamo in un dettaglio che non è un dettaglio, ma in questo momento non è quello che volevo trovare. Allora, che cosa succede se io invece nomino al canone della Messa qualcuno che non è formalmente il Papa e qualcuno che non è formalmente il Vescovo?
dicendo che è una sola cosa con la Chiesa, che è integrato alla Chiesa come capo della Chiesa universale o della Chiesa locale, e che fa parte, tra l'altro, e ne è a capo dei fedeli che professano la fede cattolica, apostolica ed ortodossa. Che cosa è questo? È un sacrilegio. Da un lato è un sacrilegio, dall'altro è partecipare allo scisma che Padre Gerard chiama capitale, cioè operato dal capo. È un sacrilegio. È un sacrilegio perché si afferma prima di tutto una controverità che tocca il cuore della fede nell'offerta stessa del sacrificio della messa. Ora, violare una cosa sacra, e la più sacra di tutte è il sacrificio della messa e la Santissima Eucaristia, evidentemente è oggettivamente, non parlo della responsabilità di ciascuno, può essere in buona fede e non peccare in buona fede, ma è oggettivamente un sacrilegio. Un sacrilegio è anche questo, cioè di affermare una controverità proprio nella celebrazione della messa, nel fatto che, che questo sacrificio è offerto ab ecclesia, dalla Chiesa. Ma io dico che la Chiesa mi intima alla celebrazione della messa, ma chi è la Chiesa per me? È Bergoglio. È perché lui che nomino. Io nomino Bergoglio. Prima era Wojtyla, prima era Montini. Nomino Bergoglio. E cosa vuol dire? Vuol dire che Bergoglio, in quanto capo della Chiesa, mi intima la celebrazione della messa. È lì ab ecclesia. E quindi io celebro in comunione con lui, che non è solamente in comunione con lui, ma celebro sul suo mandato, perché lui me lo chiede, perché lui lo vuole, e io eseguo quello che lui vuole. E anche questo, naturalmente, è errato se in realtà Bergoglio non è quella Chiesa che mi deve intimare la celebrazione della Santa Messa. È evidente che, come la Chiesa, privata di un capo visibile, almeno formalmente e attualmente, è in stato di privazione delle autorità, così allo stesso modo anche la celebrazione della Messa, oggi, da coloro che non celebrano una compa, vogliamo essere noi, è in uno stato di privazione. Perché effettivamente noi celebriamo sul mandato della Chiesa in quanto ordinati sacerdoti, invalidamente, in quanto siamo cattolici, in quanto vogliamo mantenere ciò che Gesù Cristo vuole che sia compiuto, ma manca effettivamente questa diciamo intimazione, come d'altronde nei brevi periodi di vacanza della sede, che capitano sempre anche nella vita normale della Chiesa. E allora, vedete, adesso devo correre e soprassedere a tante cose che vorrei dirvi, ma devo concludere, anzi sono... Siamo... 10 minuti. Ah beh, ancora 10 minuti. Come in più, come ho detto, il celebrante oggettivamente partecipa a quello che viene chiamato lo scisma capitale, cioè gli occupanti attuali della sede apostolica, in quanto eletti, sono in uno stato di scisma. Non lo scisma che viene fatto dai sudditi nei confronti del Papa, perché ma lo scisma che è fatto da chi occupa la sede apostolica, il quale però non vuole, oggettivamente, non vuole, come spiega la tesi di Cassi Giacomo, usare, diciamo, accettare questa elezione per poter procurare oggettivamente, abitualmente, il bene della Chiesa, usando tra l'altro del suo infallibile magistero. Ragione per cui questi occupanti sono in uno stato, introducono nella Chiesa dall'alto come uno scisma di cui si rendono complici e partecipanti tutto coloro che si celebrano il sacrificio su loro mandato, e quindi potremmo dire così nella loro obbedienza. E allora, quali sono le conclusioni? Conclusioni pratiche e concrete
dopo questo breve e molto più lungo, molto più dettagliato, molto più interessante anche, ma devo per forza di cose tagliare. Quindi quali possono essere, possiamo dire così, la conclusione per l'assistenza alla nuova messa? Se del nostro dovere di assistere alla Santa Messa, certamente io come cattolico voglio assistere alla Santa Messa, fonte di tantissime grazie, ma certamente non alla messa nuova, almeno spero che abbiate capito, perché è detta messa, ma messa non è, d'altronde anche loro la chiamano cena del Signore. E questo malgrado i miracoli williamsoniani che vengono messi avanti con argomento molto bizzarro. Recentemente stavo guardando su internet, tutti andiamo su internet, per cercare qualcosa a proposito di una chiesa scismatica che è la Chiesa Nazionale Messicana, forse non sapete che esiste, ma vi dico io che esiste, e che credo, ma poco importa, la sua origine da un'altra chiesa scismatica nazionale brasiliana, di un certo Monsignor Duarte Costa, che oggi come oggi sarebbe elevato a cardinale come minimo, perché diceva la messa deve essere detta in volgare, i preti si potranno sposare, bisogna cambiare la liturgia e poi bisogna aprire al comunismo. Quindi sinceramente questo poveretto scomunicato da Pio XII oggi non avrebbe i problemi che ebbe allora. Vabbè, questa chiesa, se voi andate sul sito di questa bizzarra e non credo molto vasta Chiesa Nazionale Messicana, nella pagina della home, appena entrate, c'è il miracolo eucaristico che è avvenuto nella loro chiesa, eccetera eccetera. Sarà vero, sarà falso, evidentemente, ma vedete, i miracoli si sprecano. Chiusa questa parentesi, allora non vado alla messa nuova, vado alla messa tradizionale, ovvero sia la messa romana, quindi non il Vetus Ordo, non il rito straordinario, tutti termini che noi dobbiamo rigettare, la messa cattolica, perché è la messa cattolica, in quanto il nuovo messale è un intruso. Quindi vado alla messa cattolica, al missale romanum, ma a quale messale? Prima di tutto mi posso imbattere in un celebrante che celebra con il rito tradizionale e che è stato però ordinato sacerdote con il nuovo rito, perché hanno cambiato anche i riti del sacramento dell'ordine, oppure è stato ordinato sacerdote con il rito cattolico tradizionale da un vescovo consacrato con il nuovo rito. Sono veramente e validamente ordinati? Monsignor Lefebvre aveva un dubbio, questa volta aveva ragione. E quindi si può assistere alla celebrazione della Santa Messa quando si dubita sulla validità del ministro celebrante? No, sarebbe anche questo un sacrilegio. Dove posso trovare questi sacerdoti di dubbia validità? Praticamente la buona maggioranza di chi celebra con il motu proprio sono così, cioè sono o sacerdoti diocesani ordinati con nuovo rito o da vescovi consacrati con nuovo rito, oppure anche in tutti quei gruppi come Fraternità San Pietro eccetera eccetera, oppure ordinati col vecchio rito e molte volte da vescovi consacrati con nuovo rito. Ma pure nella Fraternità San Pio X a volte troverete, non sono forse molti, ma troverete dei sacerdoti, ora persino un vescovo, Monsignor Wonder, ordinato con il nuovo rito e consacrato con il nuovo rito, che vi celebrano la messa cattolica con il rito, con il dubbio sulla loro ordinazione. Ah, ma io però so che questo prete ha 95 anni, quindi non c'è nessun dubbio, è stato ordinato come Dio comanda e dice la messa di San Pio V, non c'è nessun problema quindi. E beh, allora il problema c'è, ovvero sia, a volte troviamo di questi sacerdoti, ma sono biritualisti, o celebrano in base al motu proprio. Che cosa significa? Se celebrano in virtù del motu proprio dato da Benedetto XVI, ammettono per il fatto stesso che le due messe sono sullo stesso livello, che entrambe sono buone.
Se poi addirittura loro celebrano con entrambi i riti, e sono molti che fanno così, manifestano ancora di più come siano convinti che entrambi i riti siano sullo stesso livello. È già un problema. Ma se anche non fossero così, e anche fossero assolutamente e totalmente contrari a tutte le riforme, che non ammettono il nuovo messaggio in nessun modo, eccetera, eccetera, celebrano una cum. Allora cosa significa? È quello che vi ho detto prima. Sostengono che la loro celebrazione viene su mandato di Bergoglio. Sono nell'obbedienza di Bergoglio, che magari criticano, dei quali magari parlano male dal mattino alla sera, peggio ancora, perché parlano male del Papa, almeno per loro, evidentemente. Possiamo assistere a queste messe? Se, come ho detto io prima, questa assistenza comporta sacrilegio e scisma capitale, più una controtestimonianza della fede, la risposta è ancora una volta no. Ma qualcuno potrà dire, ma questo è un problema del sacerdote, non è affar mio. Allora, questo è una totale falsificazione della quello che è la virtù della fede e quello che è la responsabilità dei nostri atti. Cioè qui io concepisco ancora una volta, come dissi all'inizio, l'assistenza alla messa o il ricevere i sacramenti come una devozione privata. Sarebbe come dire il rosario, come fare una meditazione, una pia lettura, eccetera, eccetera. E invece così non è. L'assistenza a un rito liturgico è una professione di fede, è testimonianza della fede. Se io sono luterano, vado in una chiesa luterana per testimoniare la mia fede luterana. Se io vengo battezzato, non posso essere battezzato se non faccio una professione di fede e recito il credo. Perché? Perché anche il battesimo non è un rito privato per sentirmi sollevato dai miei peccati. È prima di tutto un sacramento della fede. I sacramenti sono sacramenti della fede e sono quindi testimonianza di fede. Quindi l'assistenza alla messa o a un rito liturgico qualunque è un atto ufficiale della Chiesa al quale io partecipo se condivido quello che viene fatto, cioè se è la mia fede. Non dice, ma io posso fare una cosa esteriormente e pensarne un'altra interiormente. E quindi io assisto a questa messa, mettiamo in comunione con Bergoglio, ma interiormente non sono d'accordo, salto, non voglio sentire quel nome, ma non lo sento perché è detto a voce bassa, nessun problema, tranne durante la Settimana Santa che è detto a voce alta. Allora lì mi tappo le orecchie. E no, il problema non è quello lì. Il problema è già per il solo fatto che io, con la mia partecipazione attiva, cioè sono i casi in cui ci può essere partecipazione puramente passiva, manifesto testimonio almeno esteriormente della mia fede. I primi cristiani o anche altri ai nostri tempi, che gli viene chiesto di rinunciare alla loro fede, gli veniva chiesto anche solo di gettare un granello di incenso agli idoli, ma magari loro in cuor loro mantenevano la fede in cuor loro, ma peccavano contro la testimonianza della fede, si comportavano esteriormente da pagani pur restando interiormente cristiani. Quindi io, assistendo a una messa una cum, mi comporto esteriormente da bergogliano pur restando interiormente antibergogliano, possiamo dire così. Ma poi alla fine, e finisco con queste cose un po' di bassa lega dopo aver visto ciò che padre Garrari invece ci ha spiegato in maniera così elevata, ci sono quelli che dicono, ma io ho scoperto che quel sacerdote non è una cum. È capitato ancora recentemente, ma l'ho sentito mille volte. Quel sacerdote non è una cum. Ma, scusi, in pubblico cosa dice? Che è una cum. Lui dice che è una cum. Fa parte della fraternità San Pio X. Allora, signore, signora, questo sacerdote ha giurato, prima di diventare prete, di riconoscere la legittimità di questi pontefici. Quindi ha giurato
di essere in comunione con queste persone e di citarli nel canone della messa. Sì, ma a me ha detto che non è vero. Allora ha detto che è un bugiardo. E perché ha detto una cosa in pubblico e ne dice un'altra cosa in privato a lei. Ma se è un bugiardo, chi gli assicura che quello che le dice in un orecchio è vero? Cosa ne sa lei? Io devo considerare non quello che lui mi dice in privato, ma quello che lui è pubblicamente. Sarebbe come dire, io vado nella chiesa dei luterani, ma il pastore mi ha detto che lui è cattolicissimo. Sì, ma allora perché resta con i luterani? Se sei cattolicissimo, te ne vai dalla chiesa luterana e chiedi di essere ammesso nella chiesa cattolica. Se sei un finto vescovo anglicano, ma in realtà in cuor tuo sei cattolico, e lasci le tue insegne, eccetera, eccetera, e diventi cattolico. Se tu sei un modernista e che quindi sei ufficialmente, pubblicamente, eccetera, eccetera, e allora poi non puoi dirmi che in privato tu però la pensi in tutt'altro modo. Quindi anche lì, noi l'abbiamo spiegato in un altro articolo di Sodalizio, che non vi leggerò, perché il succo è questo, è inutile ripetermi, anche lì, quindi, la questione è così. Allora dice, ho capito, reverendo, tutto quello che lei mi ha fatto, tutti questi bei discorsi ab ecclesia, pro ecclesia, per sacerdotes, eccetera, eccetera, tutto questo per dirvi potete venire solo alla mia messa. Quindi è per eliminare la concorrenza. Assolutamente non è così, perché se ci fossero decine, centinaia, migliaia, milioni di sacerdoti che celebrano non una cum, io sarei l'uomo più felice del mondo. Mi risparmierei un mucchio di benzina, un mucchio di viaggi, un mucchio di pedaggi, un mucchio di stanchezza e il mondo sarebbe evidentemente molto migliore, la situazione della Chiesa sarebbe molto più felice. Quindi ne sarei felicissimo. Quindi non chiediamo d'altro. Anzi, vi dirò di più. Non chiedo altro di poter celebrare una cum. E cioè non chiedo altro che la Chiesa ritorni nello stato d'ordine e che Dio nella sua misericordia ci dia un legittimo Papa, non solo potenzialmente ma in atto, e che quindi eliminando tutti gli errori che serpeggiano sempre di più per la rovina delle anime e per il disdoro della Chiesa, eliminando tutto questo, restauri nella Chiesa la verità. La Chiesa è sempre nella verità, ma cacci i modernisti e quindi rinneghi gli errori moderni. Ah, su questo non c'è nessun problema. La prima cosa che io desidero è quello, di poter celebrare una cum. Ma evidentemente non con un pontefice che ogni giorno, potremmo dire, o quasi ogni giorno, pontefice tra virgolette, si allontana dalla dottrina della Chiesa e dalla morale della Chiesa, ma invece da un vero e legittimo successore di Pietro, che come dice Pio XII nell'enciclica Mystici Corporis, regge, governa, insegna e santifica la Chiesa con Gesù, cioè Gesù Cristo regge, governa, insegna e santifica la Chiesa quotidianamente mediante il suo vicario, il Papa. Ecco, quando ciò accadrà realmente di nuovo, io sarò l'uomo più felice del mondo nel poter celebrare una cum famulo tuo, una cum antistite nostro. Bene, ringrazio Don Francesco per questa istruzione, quindi che ha chiarificato ancora una volta di più, non solo non bisogna andare alla messa nuova, non si può andare alla messa nuova, la messa nuova è un intruso nella Chiesa, ma anche ha specificato e ci ha fatto capire quali sono le condizioni per andare alla messa, ad avere una messa cattolica oggi. Trovate sulle vostre sedie il calendario di Sodalizio, edizione 2020, anche lì nell'ultima pagina, nell'ultima pagina avete la lista delle messe cattoliche, quindi da cattolici andiamo a messa, riceviamo dei sacramenti che siano in conformità con la nostra fede, quindi il rinnegamento del sacrificio, come diceva Padre Gherà, ci deve mettere in stato di sacrificio, facciamo dei sacrifici anche noi, per assistere a una messa che piace a Dio, che viene dalla Chiesa, che è celebrata quindi su mandato della Chiesa e non può essere in comunione con chi la Chiesa cerca di distruggere, annientare e negare. Infine, vi ringrazio tutti di essere intervenuti e partecipato a questo convegno, all'appuntamento, se Dio vuole, l'anno prossimo.
Viva Cristo Re! Viva Cristo Re!